Ma non direi che è cambiata la partita all'inizio del secondo tempo, sicuramente il Genoa ha spinto, secondo me eravamo in gara bene, abbiamo preso un gol su una situazione che potevamo gestire meglio, sull'1-1 c'è stata una situazione di Romulo al limite dell'area, secondo me che meritava di essere sanzionata, non so se con un calcio di rigore una punizione, ma mi sembrava un fallo netto, dunque la squadra era in partita, abbiamo preso il gol del 2-1, in quel momento l'inerzia era cambiata, dovevamo essere bravi, rimanere in gara, in una giocata in contrattacco è stato bravissimo Pandeva a trovare il terzo gol, lì in pochi minuti la partita si è girata, è diventato tutto molto più difficile per noi, ci siamo riequilibrati, abbiamo avuto un paio di situazioni per riaccorciare le distanze, non ci siamo riusciti e portiamo a casa una sconfitta amara per come era stato lo sviluppo della partita e perché potenzialmente potevamo portare a casa un risultato diverso. Però è andata così. All'inizio del secondo tempo abbiamo avuto una grandissima occasione con Spalek per poter fare il 2-0, dunque l'approccio è stato come quello del primo tempo. Sappiamo che in Serie A devi consolidare il vantaggio, cercare di far gol perché le qualità degli avversari sono molto elevate. E lo si vede, il Genoa ha messo dentro tutta la qualità che aveva a disposizione, i tre cambi sono stati incisivi, hanno fatto tre gol oggettivamente molto belli, due all'incrocio, una girata al volo di Kouamé. Noi l'avevamo portata dove volevamo e dovevamo sicuramente essere più incisivi perché se portavamo la partita sul 2-0 sicuramente per tutta una serie di situazioni il pubblico probabilmente avrebbe spinto meno, il Genoa come squadra avrebbe trovato meno coraggio e invece non è stato così, loro sono stati bravi a riequilibrarla, a spingere e a portarla a casa. Eravamo in vantaggio, la squadra per me ha riapprocciato bene anche al secondo tempo la partita, lo certifica questa occasione con uno sviluppo molto bello, una gran palla di Sabelli, dunque la squadra era in gara e come ho chiesto nel secondo tempo di fare bene come stavamo facendo la fase non possesso e altrettanto bene la fase di possesso perché quello era il momento poi di andare a chiuderla e di portare l'inerzia totalmente alla nostra parte, se non lo fa in Serie A basta poco, un'invenzione, una giocata per far sì che la partita si riequilibri e l'incisività, la qualità, l'energia positiva che poi i giocatori hanno avuto in campo grazie anche alla spinta del loro pubblico ha cambiato la partita. Probabilmente il gol dell'1-1 come è arrivato in quel momento dovevamo essere più solidi dal punto di vista mentale, reggere meglio l'urto di questo pareggio perché è vero che avevamo la sensazione, non dico di essere in controllo ma che comunque eravamo in partita bene, difendevamo bene, quando avevamo la palla facevamo bene le nostre cose dove anche lì potevamo essere più qualitativi in alcune scelte, c'è il contraccolpo del pareggio ma comunque una partita in pareggio con tanti minuti da giocare si poteva ritornare a vincerla in quel momento che l'inerzia è cambiata, essere solidi mentalmente, riequilibrarsi, reggere l'urto dal punto di vista difensivo, non siamo stati sicuramente bravi in questo perché poi l'inerzia si è spostata totalmente dalla loro parte. Ma no, io capisco che c'è grande attenzione nei confronti di Mario, ma vi ricordo che c'è un percorso da fare, il ragazzo viene da tanti mesi che non giocava, le giornate di squalifica, sapete tutti bene il percorso, non è facile ritrovare tutto in un attimo, l'atteggiamento è quello giusto, ci stiamo lavorando, e di conseguenza voglio anche smorzare un po' questa attenzione, deve continuare a lavorare, spingere e sono sicuro che presto troverà la condizione giusta.